Buonasera amici e bentornati alla mia rubrica Stella dalla Brasa alla Padella. Come vedete abbiamo cambiato ambientazione, abbiamo cambiato, non direi proprio cuoco, però insomma sempre di ricette, o meglio di cocktail stasera parliamo. Bene, siamo qui al Caffè di Costanti in Arezzo, io sono con Marco, giusto? Piacere Stella. Marco, grazie per avermi invitato. Questa sera grazie. Appunto non faremo un piatto come abbiamo sempre fatto, bensì dei cocktail, perché andiamo verso l'estate, quindi giustamente la gente vuole anche sapere che cosa bere, quali sono gli ingredienti, quindi io adesso la situazione la prendi in mano te, io stasera non c'entro niente e vorrei sapere che cocktail ci prepari e naturalmente quello che utilizzi per prepararlo. Allora, diciamo, andiamo a preparare i drink che dovrebbero essere le novità dell'estate. Sì. Sono due cocktail, tutte e due un po' anytime, da tutte le ore. Okay. Uno è una variante del mojito che si chiama Moj Rosso, fatto con il vino rosso, è un mojito col vino rosso. Beh. Praticamente andiamo a mettere in un bicchiere, un po' fantasia, del lime, che è il limone dei Caraibi, con dello zucchero di canna e lo pestiamo con la menta. Ok, buono, eh? Io bevo il mojito, insomma bevo poi, non è che sono una bevitrice, però... La nostra dose, poi ci aggiungiamo la menta. Sì. La pestiamo, questo qua sotto è limone, lime e menta. Lime, menta e zucchero. Sì. Poi ci mettiamo del ghiaccio crash molto spezzettato. Aggiungiamo una mezza dose di vino rosso. Ah, vedi? E questa è una novità di quest'anno, questa è giusto? È il drink di quest'anno, Moj Rosso e della Sprite o gazzosa. È un drink che ricorda un po' il brachetto. L'avete già proposto? Sì, sì, sì. Quindi già sta andando alla grande, ecco. Sì. Ecco. Quindi, lo giriamo. Sì, limone, giusto? Menta, lime, zucchero di canna, menta. Vedi, questo ti fa capire che io non bevo, perché lime, questa parola... Ma perdi qualcosa te, eh? Sì, il lo bere so, non però, fa male, è il ribere che non fa bene. Ma lo dico anche perché, siccome il mio babbo mi guarda, allora maschero, capito? Poi dopo... Allora, il mojito rosso, Moj rosso, quindi lime, menta, giusto? Zucchero di canna, mezza il ghiaccio. Dose di vino rosso e mezza dose di Sprite o gazzosa. Quindi uno è tipo un brachetto. Dovete un venirlo a provare qui da Marco al Caffè dei Costanti, ma naturalmente è anche facile da fare a casa se uno con gli amici vuole riproporre questo drink. Quindi da frigorifero, ecco, li chiamo prodotti da frigorifero. Benissimo. Qualsiasi cosa, basta aprire qualcosa, troviamo sempre. Benissimo, allora io ti ringrazio per questa tua dimostrazione, spero che vi sia piaciuta, provatelo a casa, ma naturalmente venite anche qua da Marco. E Marco, io ti ringrazio. Ci vediamo la prossima puntata, chissà, se con un drink o un piatto. A voi a scoprirlo perché mi dovete seguire. Ciao! Buona serata.